E invece adesso torna puntuale ogni 2 settimane, ormai lo saprete, il calendalibro, ovvero l'oroscopo dei libri per ragazzi a cura della scrittrice Silvia Alonso. Sentiamo qual è il segno zodiacale di cui ci parla in questa puntata e anche quale proposta letteraria ha da farci. Sentiamo un po'. Buongiorno amici di Well TV Channel da Silvia Alonso e benvenuti a questa puntata del calendalibro, ovvero l'oroscopo dei libri per ragazzi. Siamo al quarto segno di questo primo ciclo, ovvero il segno della Vergine. La Vergine è un segno caratterizzato da una fortissima timidezza e in parallelo da una grande capacità di analisi del mondo attorno a noi. E questo è molto importante perché ci porta dritto al punto dell'oggetto del libro di cui voglio parlarvi oggi, la timidezza e la grande introspezione. È un libro che è stato un best seller, che ha spopolato in America così come in Italia e addirittura ne è stato tratto un film che è stato proiettato nelle nostre sale. Sto parlando di Noi siamo infinito di Steven Chbosky. Il primo titolo, il titolo originario è Ragazzo da parete, The Wallflower. Questo perché? Perché durante una festa il suo amico Patrick, per scherzo all'inizio, ma poi rettificherà, gli dirà: tu sei un po' come la tappezzeria. E all'inizio appunto non sembra affatto un complimento, ma la rettifica arriva subito dicendo: hai la capacità di stare in disparte dalle feste, ma di guardare dentro a ognuno di noi, dentro l'animo di ognuno di noi. E questo è molto vero perché Charlie è un ragazzo veramente sensibile. Il libro è scritto in una forma epistolare, per questo è la sua grande ricchezza, molto difficile scrivere un libro credibile in maniera epistolare, quindi è anche a episodi, in un diario, in una specie di diario, nelle lettere che lui scrive ad un amico immaginario, probabilmente non tanto immaginario, ad un amico misterioso, probabilmente un professore con cui sa aprirsi. La scrittura funge da alchimia, la scrittura funge da terapia. All'inizio del romanzo Charlie è veramente impaurito dalla sua nuova vita di studente al liceo e terminerà invece con una grande sicurezza in sé, avrà acquisito consapevolezza e capacità di integrazione. Questa sua profonda sensibilità rischia di tenerlo ai margini della società in cui vive, ai margini della scuola, la difficoltà di aprirsi agli altri, perché lui ha un valore aggiunto che è appunto la capacità di analisi, di guardare gli altri, e quindi gli sembrano anche un pochino più superficiali, più leggeri rispetto a lui. Ma grazie alla scrittura si tirerà fuori. Ora io voglio fare l'analisi di questo libro facendone un po' la scheda a spot. Il colore sarebbe il lilla. Il libro preferito è Giovane Holden, ma anche Il buio oltre la siepe di Harper Lee. Il professore del cuore è il professore di letteratura, anzi di inglese avanzato 2. Lo spettacolo preferito è Rocky Horror Picture Show e l'amica del cuore, che poi è anche l'amore platonico, è Sam. Perché il colore è lilla, il colore è lilla perché il lilla è il simbolo di una grande spiritualità. Non a caso Noi siamo infinito è una frase tratta proprio dal libro, un'espressione che Charlie usa in un giorno in cui sta andando ad una festa con i suoi due amici, appunto Patrick e Sam, che lo aiutano a tirarsi fuori dalla sua timidezza. Sono ragazzi più grandi dell'ultimo anno e lui, ascoltando le sue canzoni sul pick up, avrà questo moto romantico quasi pari ai grandi romantici Goethe e Hegel, ma anche molto in linea con la coscienza espansa della New Age, e lui si sentirà parte del cosmo del creato, in sintonia con la musica e con la bellezza dell'attimo che fugge. I cantanti preferiti che lui ama raccogliere su cassette sono gli Smiths, e in particolare la sua canzone preferita è Asleep, ma c'è anche Phil Collins, i Genesis, Simon e Grandfunker. Il
Pinocchio Horror Picture Show perché riesce a entrare in un magazine, nel giornalino della sua scuola e partecipare anche in questo grande spettacolo, ma soprattutto i due grandi amici, Sam e Patrick. Sam e Patrick sono fratello e sorella. Sam rappresenterà l'ideale femminile, l'amore platonico che lo farà sognare e che lo aiuterà anche a tirarsi fuori dalla sua grande timidezza, ma soprattutto Patrick è il fratello di Sam, è un ragazzo molto particolare, molto intelligente, ma nasconde un segreto, e sarà proprio la capacità di Charlie di mantenere il segreto che lo farà entrare in un mondo un po' parallelo delle feste del venerdì sera, dove scoprirà che appunto Patrick è omosessuale. L'omosessualità è vissuta in questo libro in maniera molto profonda e naturale, ecco perché è un romanzo molto importante per i giovani di oggi, perché non esistono etichette, non esistono giudizi morali, non esiste lo schermo o il tenere a parte una persona all'emarginazione, voglio dire, ma con grande naturalezza Charlie accetterà la natura del suo amico, perché ognuno di noi è unico, e quindi non rimarrà rimarrà colpito da questo suo segreto, ma lo vivrà assolutamente con grande disinvoltura. Allora, io vi ringrazio per l'attenzione, se vi è piaciuta la puntata mettete un like, iscrivetevi ai miei social, Silvia Alonso Writer, e vi do appuntamento a questo punto a settembre col segno della bilancia per la nuova puntata del Calenda Libro. E tu di che libro sei? Grazie a voi. Siamo noi che ringraziamo te, bellissima proposta letteraria, il segno della Vergine, sicuramente chi è di questo segno sarà stato con le orecchie puntate, ma anche chi conosce tanti Vergini. Allora, diamo noi a te appuntamento a settembre, intanto buona pausa estiva, grazie ancora alla scrittrice Silvia Alonso e alla sua rubrica Il Calenda Libro.